È stato firmato con Regione Lombardia un avviso comune con il quale l'assessorato regionale al lavoro e tutte le parti sociali si impegnano a governare con maggiore incisività gli adempimenti previsti dal Jobs Act in favore dei disoccupati che hanno diritto a servizi di orientamento e ricollocazione. Un accordo con il quale noi abbiamo un po' rifatto il punto e dato una nuova regia di governo al sistema delle politiche attive che in Regione Lombardia era già lanciato e sperimentato tramite il sistema di dote unica lavoro, ma che con gli adempimenti governativi ha bisogno di essere governato meglio. Noi oggi abbiamo ancora un numero importante di disoccupati che non sanno esattamente dove presentarsi, se centri pubblici o privati, e sono un po' rimbalzati sul territorio. Non possiamo più andare avanti in questo modo e quindi abbiamo fatto questo accordo per dare indicazioni univoche e per risolvere una serie di problematicità che oggi esistono nel sistema. La convenzione di regione con il Ministero del 2 dicembre aveva detto che tutti potevano fare tutto in Lombardia, ma questo non basta. Noi dobbiamo creare per i disoccupati un sistema di presa in carico in cui possono scegliere consapevolmente presso quale centro potersi rivolgere. Un'apposita cabina di regia aperta a tutti i soggetti del mercato del lavoro lavorerà sugli obiettivi condivisi. Un accordo importante perché costituisce una cabina di regia nella quale parteciperanno anche non solo le parti sociali ma i centri per l'impiego e parteciperanno anche gli operatori privati con l'obiettivo di assolvere al meglio e rendere il disoccupato una persona trattata molto bene. È un modo per costruire durante quest'anno ancora meglio il sistema di politiche attive. Nel frattempo Dote Unica Lavoro continuerà a funzionare e è positivo il fatto che la Regione abbia accolto alcune nostre richieste di modifica per rendere più incisivo l'utilizzo delle risorse pubbliche e per aiutare soprattutto i lavoratori più svantaggiati.